Salve a tutti amici, benvenuti all'unboxing dell'Alcatel OneTouch 890D che ci ha gentilmente fornito il negozio Telemania di Roma, sito internet www.telemaniaroma.it, dove troverete questi e moltissimi altri modelli nonché accessori anche usati oltre che nuovi. Detto ciò, torniamo a questo interessante modello. Abbiamo un Android 2.2 con supporto dual SIM, due SIM utilizzabili contemporaneamente. Intanto oggi, in questo momento, vediamo la confezione molto semplice. Eccolo qui, disponibile in diverse colorazioni. Apriamolo e vediamo cosa viene fornito con questo modello. I colori disponibili sono diversi, in questo caso stiamo vedendo il modello rosa. Eccolo qui, rapida occhiata all'estetica, display, tre tasti di tipo touch e tre tasti fisici ancora più giù. Tasti volume sul lato destro. E connettore micro USB sul lato sinistro. In alto troviamo il connettore da 3,5 per le cuffie ed in basso di lato troviamo la fessura per la rimozione della cover posteriore. Andiamo a vedere un attimo com'è dentro, poi procediamo con la confezione. Apriamolo e troviamo, eccoli qui, i due alloggiamenti delle SIM. Questo è l'alloggiamento per la SIM 2. Più in alto, infilandolo in questo modo, abbiamo l'alloggiamento per la SIM 1 e l'alloggiamento per la micro SD, in dotazione una micro SD da 2 giga. Fotocamera posteriore priva di flash e di autofocus sul retro. Molto carino il design, ma direi tutto sommato più che sufficienti. Display da 320x240 pixel, un display TFT, direi più che sufficiente, a 262.000 colori. Memoria interna 160 mega, processore da 400 MHz. E batteria da 1000 mAh. Andiamo a vedere cosa troveremo nella confezione di questo terminale. Eccola qui. Estraiamo la scatola interna. Apriamola. Ecco qui, in confezione troveremo il caricabatterie da viaggio con connettore micro USB, la batteria, come dicevamo prima, da 1000 mAh, ed il cavo dati USB micro USB per poter sfruttare la funzionalità di tethering USB. Abbiamo infine auricolari stereo con ovviamente il connettore da 3,5 come dicevamo prima e la manualistica. Quindi bisogna dire che la confezione è completa, vi è tutto ciò che può servire all'utilizzo del telefono al meglio. Vedremo più avanti in dettaglio il terminale, le sue caratteristiche, le sue funzionalità e soprattutto pregi e difetti. Ricomponiamo la confezione intanto e diamo una rapida descrizione del telefono che può essere di interesse generale. Dicevamo, un telefono dalle dimensioni piuttosto compatte, leggerissimo, soli 100 grammi di peso, abbiamo delle dimensioni abbastanza accettabili. Abbiamo un'altezza di 110 mm, una larghezza di 58 ed uno spessore di 12,6 mm.
Il terminale, come vedete, ha tre tasti fisici in basso, sotto i tre tasti di tipo touch, il tasto home, chiamata e chiusura della chiamata. Questo, come dicevamo, è un terminale con sistema operativo Android nella versione 2.2.2, con un display TFT da 320x240. Quindi un 2 pollici e 8 con 256.000 colori. Purtroppo uno dei suoi principali limiti è la rete, infatti il terminale non è 3G o HSDPA, ma semplicemente con una connettività che arriva all'EIGE, quindi GPRS EIGE di classe 12, si può avvalere del supporto Wi-Fi B e G, quindi anch'esso con qualche limite in più. Bluetooth 2.1 anche con supporto a 2DP, quindi anche stereo. La fotocamera posteriore è da 2 megapixel ma priva di flash e di autofocus. Ovviamente non ha il supporto per la videochiamata. GPS con GPS anche in questo modello entry level, quindi questo smartphone anche potrà essere usato come navigatore satellitale grazie al navigatore di Google già preinstallato sul terminale. Unica cosa, non è risultato particolarmente rapido nel fix. Il processore da 420 MHz, una memoria interna di 160 MB, espandibile grazie a micro SD fino a 16 giga. Quella in dotazione è da 2, ma appunto potrete arrivare a metterne una fino a 16 giga. La batteria da 1000 mAh vi dovrebbe garantire grosso modo una giornata di utilizzo, niente di più, niente di meno. Questo perché? Perché la rete è comunque limitata, la connettività dati è comunque più limitata. Abbiamo il tethering USB, ma non lo spot Wi-Fi come funzionalità. E la fotocamera, dicevamo, è senza autofocus e flash. Molto maneggevole, piacevole al tatto questo effetto lievemente gommato sul retro, quindi liscio quanto basta, non scivoloso però, quindi sicuramente molto molto maneggevole. Più avanti vedremo un po' più nel dettaglio questo terminale. Per l'unboxing dell'Alcatel OneTouch 890D per ora è tutto, grazie.